con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Geremia capitolo 6 dal versetto 13. Amen, il Signore sia lodato. Infatti dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno, dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Saranno confusi perché commettono delle abominazioni, non si vergognano per niente, non sanno che cosa sia arrossire, perciò cadranno fra quelli che cadono, quando io li visiterò saranno rovesciati, dice l'Eterno. Così dice l'Eterno, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono, non ci incammineremo per esse. Io ho posto presso di voi delle sentinelle, state attenti al suono della tromba. Ma quelli rispondono, non staremo attenti. Perciò ascoltate, o nazioni, sappiate, o assemblea dei popoli, quello che avverrà loro. Ascolta, o terra, ecco io faccio venire su questo popolo una calamità frutto dei loro pensieri, perché non hanno prestato attenzione alle mie parole e quanto alla mia legge l'hanno rigettata. Che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono graditi e i vostri sacrifici non mi piacciono. Perciò così parla l'Eterno, ecco io porrò davanti a questo popolo delle pietre d'inciampo nelle quali inciamperanno insieme padri e figli, vicini e amici, e periranno. Così parla l'Eterno, ecco un popolo viene dal paese di settentrione, una grande nazione si muove dall'estremità della terra, essi impugnano l'arco e la freccia, sono crudeli, non hanno pietà, la loro voce è come il muggito del mare, montano cavalli, sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te, o figlia di Sion. Noi ne abbiamo udito la fama, le nostre mani si sono indebolite, l'angoscia ci coglie, un dolore come di donna che partorisce. Non uscite nei campi, non camminate per le vie, perché la spada del nemico è là e il terrore tutto intorno. Figlia del mio popolo, vestiti di sacco, rotolati nella cenere, fa lutto come per un figlio unico, fa udire un amaro lamento, perché il devastatore ci piomba addosso improvviso. Io ti avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metallo, perché tu conoscessi e saggiassi la loro via. Essi sono tutti dei ribelli fra i ribelli, vanno attorno seminando calunnie, sono bronzo e ferro, sono tutti dei corrotti, il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco, invano si cerca di raffinare per le scorie, perché le scorie non si staccano, saranno chiamati argento di rifiuto, perché l'Eterno li ha rigettati. Amen alla parola del Signore. Accomodatevi, fratelli, gloria a Dio, gloria al Signore. Insomma, un bel capitolo, come belli sono tutti quelli che stiamo trattando, certamente. Ma vedete, la volta scorsa abbiamo trattato insieme quello che noi dovremmo essere, quello che noi siamo dei pozzi, quello che noi dovremmo essere dei pozzi di acqua viva, quindi dei pozzi dai quali altri possano attingere il Signore, possano attingere del bene, possano attingere delle benedizioni. Abbiamo parlato della virtù dell'ascolto, ripeto quello che ho detto anche prima,
ci sono stati dei problemi di audio, per cui chi vuole riascoltare non c'è questa possibilità, però lo riaffronteremo poi, Dio volendo, nei capitoli che seguiranno. Ora, lì dove, insomma, c'è ogni capitolo, io lo dico, ma ve lo dico col cuore, ci sono tantissime tematiche che noi potremmo affrontare, ma veramente tantissime. Però vi dico che a volte magari su un capitolo è meglio soffermarsi su una tematica, poi su un altro capitolo magari possiamo cogliere un'altra tematica che è approfondita di più rispetto agli altri capitoli. Non è che gli altri capitoli non ne parlano, ma ci sono degli approfondimenti diversi e maggiori in altri capitoli. Quindi delle tematiche che oggi non trattiamo, comunque li tratteremo in seguito, in particolare negli ultimi versetti, no? Ci sono delle tematiche importanti che poi valuteremo e riprenderemo anche questi versetti. Ma dove vogliamo soffermarci in questa sera? Vedete il versetto 13: dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna e si curano alla leggera la piaga del mio popolo. Dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Ora, quante volte abbiamo ascoltato questa parola di Dio? Quante volte abbiamo ascoltato questa frase? Dicono pace, pace, ma pace non c'è. Ecco, è la frase scritta in Geremia. Geremia, attraverso il Signore, sta condannando dei profeti, dei sacerdoti, che predicano cose piacevoli. Chiaro? Predicano cose piacevoli perché in questo modo non facevano altro che adulare, insomma si facevano adulare nel popolo, ma si comportavano in maniera infedele, non predicavano quello che Dio voleva, predicavano quello che essi volevano per ottenere il consenso del popolo. Geremia era un profeta sui generis, va bene? Non era un profeta ben accetto, perché Geremia predicava quello che Dio gli diceva di predicare. Gli altri profeti erano ben voluti, ma erano falsi profeti, perché semplicemente gli altri predicavano quello che il popolo desiderava e quindi gli davano da mangiare quello che essi desideravano. Ora, il punto è proprio questo: dal profeta al sacerdote, proprio coloro che dovevano essere i guardiani del popolo di Dio, proprio coloro che dovevano essere delle sentinelle, risultavano praticare la menzogna. Avrebbero dovuto essere quei medici che curavano bene le piaghe del popolo, e invece è scritto che curano alla leggera le piaghe del popolo. Significa che da parte di tali predicatori c'era una cura leggera, c'era una superficialità nell'andare a curare le piaghe del popolo. E la cura fatta con superficialità è qualcosa che noi viviamo anche in questi tempi. La cura delle piaghe fatta con superficialità, predicatori, ma anche noi siamo predicatori, anche voi siete predicatori dell'Evangelo, anche noi tutti quanti dobbiamo parlare di Gesù, parlare della buona notizia. Ci sono predicatori che, fratelli e sorelle, vivono la superficialità e predicano quello che agli altri fa piacere. In questo modo c'è una tanto consenso, e questo permette di innalzare se stessi. Ci siamo fin qui? Benissimo. Ora, io personalmente ho individuato tre Vangeli che vengono predicati, quando in realtà noi abbiamo un Vangelo da predicare ed è quello che è scritto nella parola del Signore. Ma ci sono dei predicatori che predicano tre Vangeli diversi. Voi ne volete individuare altri, se ne possono sicuramente individuare anche altri, ma in maniera particolare quelli più in voga ne sono tre che andiamo a considerare. Il primo Vangelo che viene predicato spesso
è il Vangelo della prosperità. Il Vangelo della prosperità, sì, sempre più cristiani nel mondo si stanno lasciando attrarre da questo Vangelo della prosperità. Cioè, semplicemente Dio cosa vuole? Vuole che tu sia ricco e che tu sia in salute. Questo è il Vangelo della prosperità. E in maniera particolare questo movimento, che conta di avere delle guide spirituali milionarie, va bene, che fungono anche da sponsor per questo Vangelo, per alcuni meraviglioso, predicano una parola della fede, attraverso cui questa fede permette di ottenere qualsiasi cosa. In maniera particolare riconoscono nella mente la potenzialità di poter influenzare ciò che è materiale. Se tu convinci te stesso, tu riesci ad influenzare ciò che è materiale. Insomma, una vera e propria filosofia di vita. E questo pensiero assume tante forme subdole, perché tutti corrono il rischio di intendere e dare enfasi alle promesse bibliche che fanno più comodo, allontanandosi dalla reale volontà di Dio. I predicatori della prosperità, sapete cosa fanno? Prendono dei versetti chiave nella parola del Signore, tipo insomma il versetto "Io sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza", tipo, oppure insomma "voi conoscete la grazia del Signore Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per voi affinché mediante la sua povertà poteste diventare ricchi", va bene? Allora, il classico esempio in cui io non considero tutta la Bibbia ma prendo dei versi, li espongo. Ecco, questi predicatori sono molto in voga. Dal contesto traggono il testo, lo estrapolano e lo predicano. Quello è. I predicatori usano, insomma, versi come questi per insegnare, versi come questi per ottenere, a loro dire, un benessere in coloro che ascoltano. Ma, fratelli e sorelle, noi sappiamo bene una cosa, che questa teoria sminuisce tutto quello che è il sacrificio di Cristo Gesù il Signore, il quale, insomma, è stato il donatore. Questi predicatori, e ce ne sono tanti, volgono l'attenzione più ai doni che al donatore. Ora, non è forse il Vangelo della prosperità, ma in tanti casi ci sono dei predicatori che mettono troppa enfasi sui doni e poca enfasi sul donatore. Il donatore deve essere sempre centrale nelle predicazioni. Gloria a Dio. Chiaro? Io desidero istruire la mia chiesa, fratelli, quella che Dio mi ha dato in cuore, e spero con tutto il cuore che voi possiate assorbire e aprire gli occhi su tante cose. La vita abbondante, la ricchezza promessa dal Signore, si riferisce in maniera particolare ai beni spirituali che Dio ha provveduto per la Chiesa. Leggiamo Efesini capitolo 1, versetto 3. Sorella Francesca. Amen. Gloria a Dio. Ecco le benedizioni che da Dio si ricevono. Quelle nei luoghi celesti, quelle spirituali, noi quelle crediamo. Ciò che rende ricchi è la benedizione dell'Eterno. E noi quello crediamo. Molti di questi predicatori mettono enfasi non solo sui doni che il donatore elargisce, ma anche sulla fede, dichiarando che per mezzo della fede gli uomini possono ottenere tutto quello che vogliono. Tutto quello che voglio. Ma in realtà, fratelli cari nella grazia, non ci confondiamo, perché fede è credere che Dio è e che Dio può ogni cosa, ma è anche fidarsi che la sua volontà è perfetta per la mia vita, anche se la sua volontà
può non piacere alla mia vita. E la sua volontà è sempre buona, è sempre gradita ed è sempre perfetta. Gloria a Dio. Leggiamo Ebrei, capitolo 11, versetto 6, legge Ida. Ok, ma questa ricompensa, io credo, ecco la fede, io credo che Dio è, che Dio può e che Dio mi dà, ma mi dà quello che Egli vuole. Egli è nei cieli e fa quello che Gli piace. Egli è nei cieli e controlla e dà ogni cosa, ma secondo la sua volontà però, non secondo la mia volontà. Quando la mia volontà è conforme alla volontà di Dio, allora, fratelli cari, io ottengo quello che il Signore vuole per la mia vita. Secondo la Bibbia, la volontà di Dio non è che i figli siano ricchi e sani, ma che realizzano il dono della salvezza, che realizzano il dono della vita eterna, che realizzino le benedizioni spirituali per mezzo delle quali Cristo è morto alla croce, per elargire, per dare ai suoi fratelli, egli che è il fratello maggiore, per dare alla Chiesa. E solo comprendendo questo noi capiremo cosa significa veramente prosperità. Leggiamo Filippesi capitolo 4, versetto 4 a 13 e legge Rachele. Fino a 13. Ho avuto una grande gioia nel Signore, perché finalmente avete ritrovato le vostre vite per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovo in bisogno, perché io ho imparato a contentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame, a essere in abbondanza e nell'intelligenza. Io posso ogni cosa in cui mi trovo. Amen. Notate, fratelli, Paolo non era uno che era stato agiato, sempre privilegiato. Io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. E gli dà un insegnamento su ciò che è di vitale importanza, ciò che vive anche lui, e poi dice: io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Ho imparato ad accontentarmi dell'abbondanza, ma anche della povertà. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quando Cristo è in me, io mi sento forte. Quando Gesù è in me, io vado avanti. Ho tutto quello di cui ho bisogno. Questo è il concetto centrale che deve essere presente dinanzi a noi, e non il Vangelo della prosperità. Il secondo Vangelo che spesso viene predicato, aprite bene le orecchie, è il Vangelo della demagogia. Che significa la demagogia? Qualcuno dirà: che significa? Giusta domanda. Semplicemente dico parole, frasi, in modo tale, ma ve lo dico proprio sinteticamente, poi cercate nei dizionari, in modo tale da ottenere consensi, va bene? Ci sono molti che parlano di pace, notate, curano alla la superficialità, curano alla leggera le piaghe del mio popolo. Pace, pace, ma pace non c'è. Allora ci sono molti che attraverso frasi, attraverso insomma discorsi, ma la metto così, con questo attributo, pomposi, va bene, carichi
insomma, di cose meravigliose, piacciono. Geremia non piaceva, però vi dico una cosa, piaceva al Signore e stava a posto, ok? Ci sono tanti predicatori che non piacciono, ma piacciono al Signore, perché predicano la sana dottrina che oggi, quando la sentono, dà fastidio, ok? Ma piacciono al Signore. L'importante è che piacciono al Signore. E vedete che pur di ottenere il consenso delle masse, tanti sono coloro che predicano solo di pace, solo di speranza, solo di fede. Allora voi li sentite e li sentite predicare continuamente, solo quello, pace, fede, speranza, solo quello. Come se nella parola di Dio c'è solo ed unicamente quello. E allora io vado in una chiesa in cui mi invitano come ospite e per ottenere il consenso della massa io parlo di fede, di pace, di speranza, di giganti che cadono, tanti dei giganti che sono caduti, che secondo me sta terra doveva tremare, fratelli e sorelle. Sempre giganti che cadono, ed è bello ascoltare, che bello, Dio mi ha parlato perché, insomma, io ho un gigante nella mia vita e poi li vai a sentire, parlano sempre questo, sempre per attirare le folle, il consenso. Ed oggi, purtroppo, su Facebook, sui social, si trovano tanti video del genere, video motivazionali, video che non fanno altro che aumentare like, non fanno altro che aumentare consensi, condivisioni, commenti piacevoli, aizzano le folle, attraggono, portano a sé, e poi però non sono costruiti su basi solide. Bevono acqua e latte e poi non hanno mangiato mai cibo solido, non sono costituiti. Succede qualcosa, se ne fuggono dalle chiese. Succede qualcosa, no, chi le ha così non puoi sentire niente più, senza capire che la priorità è Dio e la parola del Signore. Vedete, ci sono tanti predicatori così. Allora, perdonatemi, leggiamo la parola di Dio semplicemente e vediamo come si predica la parola. Secondo Timoteo, capitolo 4, da 1 a 5, legge Rosa. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti. Per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Convince e riprovera. Esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza, infatti vedrai il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per proibito di udire si cercheranno maestri di gran numero secondo le proprie voci e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze e svolgi il compito di evangelista, dedichi fedelmente il tuo ministero. Amen. Convinci, poi rimprovera. Anche questa è predicazione della parola di Dio. Non è solo parla di fede, di giganti che cadono. Anche, capitemi, nel senso che è buono anche parlare di questo, ma una predicazione che sempre parla di questo non va bene, fratelli e sorelle, non va bene. Perché ecco che oggi mancano poi i concetti centrali della parola di Dio. Dov'è la predicazione sulla croce? Il centro, la base. Dov'è la predicazione sulla salvezza? Dov'è la predicazione, fratelli e sorelle, sulla santificazione? Dov'è la predicazione sul servizio? Dov'è la predicazione sul ritorno di Gesù? Dov'è? Fede, speranza, giganti che cadono. Ora, ci sono tante prediche visionarie di risultati positivi per tutti e così se ne vanno a casa meravigliati, emozionati, sorpresi e poi nel giro di pochi giorni stanno punti a capo. Leggiamo pure Seconda Corinzi, capitolo 4, da 1 a 6, legge Sonni. Perciò, avendo redare il mistero, in virtù della misericordia che è stata fatta, non ci perdiamo l'animo.
Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Amen. Noi siamo chiamati a predicare Cristo e Cristo crocifisso, è scritto nella parola di Dio. E la centralità di ogni predica è Gesù Cristo il Signore. Deve essere questa. All'interno del Vangelo demagogico ci sono anche le urla dei predicatori. Fratelli, voi mi perdonate stasera o no? Nessuno ha detto amen, significa che mi piace a schiaffo, mo che escro. Le urla. Dal pulpito si urla quando si predica, perché forse le urla dichiarano umanamente un tono deciso e autoritario. Quelle urla scuotono, risvegliano sicuramente, perché se uno sta rumendo risvegliano, ok? Risvegliano sicuramente. E poi, fratelli, se manca la guida e la potenza di Dio, è fuffa, è vapore, ok? Talvolta anche un tono più acceso, è vero, è anche biblico, comprendetemi, può essere utile per scuotere, talvolta chi parla da parte del Signore si fa coinvolgere e quindi nell'impeto anche dello Spirito Santo si esprime in maniera autoritaria, con un tono più alto, ma fratelli cari nella grazia, non è quello che deve impressionare. Non è quello che deve impressionare, è la parola di Dio dietro quel tono che deve impressionare, è la parola di Dio dietro quel predicatore che deve impressionare, non è il tono di voce alzato che impressiona. Eppure tante volte le persone urlano e predicano urlando e poi li senti amen, 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 poi vai a chiedere ma che ha predicato? Vuoto cosmico, ok? Oppure si ricordano di due frasette che non ci azzeccano niente con il concetto centrale di tutta la predica. Non so se sto rendendo l'idea. Vedete quanto dobbiamo stare attenti? Ecco perché il predicatore e profeta Geremia, egli non è che ce l'aveva, ma indirizzava la sua parola anche ai profeti e ai sacerdoti. E noi non dobbiamo vergognarci di questo, anche a loro predicate menzogne, dite pace, pace, ma pace non ci sta, non c'è. Fate discorsi, ma è un curare alla leggera, in maniera superficiale, le piaghe del popolo. Non attenzionate come Dio desidera veramente. E ti dicono magari, insomma, tante cose, ma senza comprendere che, fratelli, è la parola di Dio. Non le parole nostre, ma è la parola di Dio, vivente, efficace e penetrante. È la parola di Dio, perché anche uno con mansuetudine, con delicatezza, esprime dei concetti, ma con una guida e una potenza tale che scuote le fondamenta del tuo cuore, perché guidato dallo Spirito del Signore. Amen, fratelli. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 5, legge Luca. Il nostro Vangelo non è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena vocazione. Infatti sapete come ci siamo comportati tra voi per il vostro bene. Amen. Avete ascoltato il nostro Vangelo. Non vi è stato annunciato solo con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e piena convinzione. Allora la parola di Dio è efficace, penetrante, vivente e fa l'effetto desiderato. E gloria al nome del Signore. Signore, aiutaci veramente ad essere guidati dal tuo Santo Spirito.
E sempre all'interno del Vangelo demagogico ci sono quelle che predicano solo determinate cose e sono aperti su determinate cose per elasticità, per avere consensi. Allora cosa succede? Che magari in questa chiesa si predica la sana dottrina, quello che è scritto. Vi faccio un esempio: non mettetevi con gli infedeli. Voi lo dite alla persona, la persona piuttosto che accettare, mettersi in preghiera, magari fare un passo indietro, si va in un'altra chiesa dove il predicatore predica, fratelli cari nella grazia, che ci si può mettere per gli infedeli, ok? Ma questo è un semplice esempio, è solo ed unicamente un esempio per comprendere che all'interno del Vangelo della demagogia rientra anche quello che magari non è dottrinale, ma che attira il consenso delle persone. Quindi la mia chiesa si riempie e riempiendosi magari si può riempire di offerte, magari si può riempire della lode, si può riempire di emozioni e così si riempie a catena. Leggiamo la parola di Dio, Tito capitolo 2 versetto 1. Legge Mattia. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. A posto. Dobbiamo aggiungere altro? Penso siamo d'accordo. Tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. L'altro Vangelo, e concludiamo con questo, è il Vangelo dell'ipocrisia. Va bene? C'è il Vangelo, insomma, abbiamo detto, della prosperità, c'è il Vangelo, abbiamo detto, perdonatemi, della demagogia, e c'è il Vangelo dell'ipocrisia. Nel Vangelo della demagogia, grazie a Dio, noi non ci rientriamo sicuramente, perché svolgiamo praticamente così tanti argomenti e così profondi e così tanto cibo solido che, grazie a Dio, e ringraziamo solo il Signore per questo, noi siamo istruiti, ma non abbastanza, continuiamo ad istruirci in conoscenza della parola del Signore. Non è mai abbastanza. Cresciamo ancora nella conoscenza della parola del Signore. Il Vangelo dell'ipocrisia, manco il Vangelo della prosperità, manco quello dell'ipocrisia, voglio dire. Il Vangelo dell'ipocrisia qual è? Ecco, curate, notate, alla leggera, curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, ma pace non c'è. Il Vangelo dell'ipocrisia è anche questo. Ci sono profeti, sacerdoti che predicavano la pace, ma pace non c'era. Pace non c'era, insomma, nei loro cuori, pace non c'era in coloro che ricevevano, pace non c'era nella parola predicata. Se io predico la parola di Dio, fratelli e sorelle, devo essere prima io che vivo la parola di Dio. Amen. Se io predico la pace, io devo vivere la pace e procaccio la pace con tutti. E questo è sempre nella parola di Dio, è scritto in Matteo capitolo 5: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Nella parola che predichiamo ci deve essere la pace, ma non tu otterrai pace, no. La pace ha un nome ed è Cristo Gesù. E allora ecco che nella parola predicata io metto in risalto Cristo, che è la pace. E se non c'è quello nella parola predicata, hai voglia di parlare di pace, pace, ma pace non c'è, perché manca la pace vera, che è Cristo Gesù il Signore. La pace deve risiedere del cuore. La pace, fratelli cari, richiede il principio base di conoscere l'autore della pace e applicare le giuste vie. E la possiamo trovare in colui che è il principe della pace, Gesù Cristo il Signore. Leggo io Giovanni capitolo 14, è scritto: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà.
E allora ecco che chi parla dice pace pace, ma la pace c'è. Nella parola che predico dico pace pace, ma la pace c'è. E in colui al quale predico dico pace pace, e Dio della pace infonde pace. Amen, fratello. Gloria a Dio. E allora da questo versetto 16, fermatevi. Ecco l'Eterno che illumina, scuote, fermatevi sulle vie, guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Basta, fermatevi, ragionate, pensate a quello che il Signore ha dato, a come il Signore ha liberato, a quello che il Signore ha fatto. Talvolta è vero questo, fratelli, prima alcune cose erano esagerate, probabilmente è vero. C'erano delle cose forse anche troppo rispetto, insomma, a quello che si richiedeva, vero. Ma fratelli e sorelle, guardiamo dove siamo giunti. E noi diciamo, Signore, grazie. Amen. E noi diciamo, Signore, grazie. Guarda i sentieri antichi. Guarda nella semplicità, guarda nell'ardore, nella passione. Prima di noi cosa Dio ha fatto e come i suoi figli hanno obbedito e hanno fatto nelle sue vie. Sì, fratelli, nei sentieri antichi noi troviamo anche la strada da percorrere. Nei sentieri antichi troviamo le colonne su cui fondare anche la nostra vita spirituale. Leggiamo solo questo testo. Leggiamo Giobbe, capitolo 8, versetto 8 e 10, e legge Giovanni. E poi Deuteronomio 32, 7, e legge Giuseppe. Il cielo dalle passate generazioni riflette sull'esperienza dei padri, poiché non siamo di ieri e non sappiamo nulla. I nostri giorni sulla terra non sono più un'ombra, ma quelli certo ti insegneranno, ti parleranno, e da loro buoni verranno discorsi. Amen. Giuseppe. Ricordati dei giorni antichi, considera gli anni dell'età passate. Interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere. Amen. Ecco, Dio non ci reputi argento di rifiuto, eh? Se la parola di Dio ha acceso un fuoco anche in questa sera, le scorie siano eliminate dall'argento. È scritto così: invano si cerca di raffinare, perché le scorie non si staccano. No, noi vogliamo far staccare le scorie, Signore. Veramente che il fuoco della tua parola possa bruciare le nostre vite, vogliamo essere argento raffinato. Alziamoci in piedi, preghiamo il Signore.